Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è arrivato a Milano Zlatan Ibrahimovic, è atterrato all'aeroporto di Linate stamattina, nella mattinata. Ora è andato alla clinica La Madonnina per le visite mediche le sta svolgendo, credo, e poi subito dopo andrà a casa Milan per le firme sul contratto. Contratto ricordo che durerà 6 mesi con opzione di rinnovo per la prossima stagione, che credo 99 su 100 che Ibrahimovic eserciterà, a meno che lui non dica: guarda, io sto solo 6 mesi, poi mi sono rotto i coglioni, voglio smettere col calcio. E allora in quel caso ovviamente non eserciterà l'opzione per il rinnovo del contratto. Però io credo e spero che 99 su 100 eserciterà questa opzione. Ovviamente, neanche a dirlo, i tifosi al suo arrivo erano molto gasati, sono andati a frotte a vederlo. Non vedevo un entusiasmo del genere veramente da tanto tempo. Spero che Ibrahimovic, oltre a contribuire con i suoi gol, che non è mai stato uno che ne ha fatti tantissimi in una stagione, ma è uno che ha sempre giocato per la squadra, cioè per dire, anche con quelli che non sono dei fenomeni, i suoi 12-13 gol glieli ha fatti fare. Vedi per esempio Nocerino, che con lui un anno ha fatto 12 gol. Stiamo parlando di Nocerino, non certamente un fenomeno. E quindi credo e spero che Ibra ci farà fare. Ci farà reagire psicologicamente, soprattutto dopo la brutta batosta che abbiamo preso a Bergamo, e mi auguro che dica quattro paroline a quei quattro coglioncelli che abbiamo in rosa, come Leao, escluso, per citarne alcuni. Niente ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like se volete, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao bella, sempre Forza Milan!